Bentornati nel mio canale. Oggi andiamo a sperimentare con la resina. Infatti questa è la postazione con la resina, con il mio tappetino che ovviamente devo cambiare perché è lercio. Andiamo a sperimentare con questo kit qui, preso dal sito di Beadpark. Questo è il codice. Adesso vi illustro cosa c'è all'interno, ma già ve l'ho mostrato anche nell'unboxing che vi lascio sempre qui in sovraimpressione, dove ho preso oltre a questi altre cosine anche di perline. Ci sono questi due misurini per, ovviamente, per la resina. Poi all'interno ci sono la foglia argento, la foglia oro e diverse cosine per girare la resina. Poi abbiamo anche i guanti, infatti adesso andremo ad utilizzare questi. Nappine, perché ovviamente il kit sono dei segnalibri. C'è una pinzettina per prelevare appunto la foglia oro. Ci sono anche questi cosini monodose per andare appunto a girare e a fare i diversi colori. E diversi segnalibri. Aspettate che ve li mostro tutti. C'è questo qui con la coda di sirena. C'è questo con l'orsacchiotto che è un po' più grande. C'è questo qui con il gattino, questo con la zampa che è adorabile, c'è questo semplice, c'è la balena, pesciolino balena, e poi quest'altro semplice abbastanza grande, e poi questo con il cuoricino. Io ne voglio realizzare diversi, adesso andiamo a vedere quale realizzare. Allora, sicuramente questo con la zampina che lo trovo adorabile, poi anche il gattino mi piace tanto e ovviamente anche questo con il cuoricino. Ne realizzo appunto questi tre che sono di dimensione differente. Poi ovviamente nel kit ci sono anche questi qui che anche sono molto carini, però procediamo per step e quindi vado a realizzare questi tre. Rieccomi, questi guanti sono belli aderenti, sembrano delle salsiccette. Comunque niente, ok, ecco qui la resina. Adesso vado a trasferire un po' di resina all'interno di questo bicchiere. Ho creato questi colori, un viola intenso, questo verde e questo giallino. Adesso in questo vado ad inserire questo è il risultato e adesso aspetto il tempo della catalisi. Rieccomi, andiamo a scoprire le creazioni che ovviamente si sono catalizzate. Ho realizzato appunto questi quattro segnalibri e poi ne ho realizzato anche un altro che vedrete nel prossimo video dedicato sempre agli stampi di Beadpark. Allora, vi mostro il primo che è questo. Pronti? Cuoricini, che carino. Scusate per le medicazioni, ma mi sono fatta male. Davvero molto carino. Dovevo forse
sfumare di più i cuoricini, ma l'effetto mi piace davvero tanto, molto molto luminoso. Questo era realizzato solo con una sorta di giallo con il pigmento oro, sono anche qualche glitterino quella oro. Poi vi mostro anche questo con il cuoricino. Stupendo anche questo. Tra l'altro questo non presenta il foro qui in basso, al limite se voglio aggiungere una nappina di queste qui che sono appunto uscite nel kit, al limite l'aggiungo qui, dopo vedremo. Adesso vi mostro questo con la zampina. Questo ho giocato un pochettino con i colori sul verde, giallo, viola, che tra l'altro qui non sembra neanche più viola. Siete pronti? Vado. Ok, è venuto sì, sfumato. Il viola, non lo so, non c'è più. Sono venute delle leggere sfumature di viola, anche sembra più una sorta di marroncino molto chiaro. E poi l'ultimo, il gattino. Pronti? Ok, sì, questo avevo messo appunto i cuoricini, che anche qui dovevo sfumarli bene, meglio almeno, però non mi dispiace questa sorta di gioco di questi cuoricini. E poi si sono sfumati per bene i due colori, e poi qui c'è il verde più intenso. Non mi dispiace affatto. Questi sono i miei quattro segnalibri e adesso aggiungo la nappina. Allora, mi aiuto con un uncinetto. Qui i miei segnalibri, uno già lo sto utilizzando ed eccolo qua, l'ho già aggiunto al mio libro di Dracula che sto rileggendo per la milionesima volta. Questo è appunto il segnalibro all'opera, è carinissimo la nappina che sbuca appunto dal libro. E niente, non vedo l'ora di utilizzare anche questi altri segnalibri. A volte capita che in alcuni periodi leggo o rileggo più e più volte diversi libri, romanzi, e quindi capita molte volte di avere tanti libri sul mio comodino e quindi questi mi faranno sicuramente comodo. E niente, spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni, ciao!